Buongiorno e buonasera dal vostro Zuirito, ragazzi e ragazze, ed eccoci qua in questo nuovo episodio di Resident Evil 7. Spero che non ci saranno problemi di editing come con l'episodio scorso, perché non mi va di cancellare e ricaricare. E ringrazio alcune persone della mia utenza che mi hanno dato dei suggerimenti. Innanzitutto, posso distruggere questi bambolotti col coltello. A saperlo prima, infatti sembro un coglione che ha fatto una brutta figura. Naturalmente era troppo bello per essere vero. Doveva capitare qualche imprevisto. Poi ci sono state anche altre persone che mi hanno detto che queste monetine mi permetteranno di ottenere un qualcosa di speciale dalle gabbie che stanno in questa roulotte. Dovrebbe essere, ad esempio, una pistola migliore. Boh, vabbè, raga, quando finirò lì vi farò sapere. E innanzitutto qua vediamo una bella renna impagliata, senza un orecchio. C'è un fucile nell'altra stanza. Mi serve la chiave. No, raga, perché secondo me affrontare questi pazzi col fucile a pompa avrà il suo stile. Colpi in testa, puff, tutto spappolato. Siamo vicini a un bagno? Ah, meno male che non è già usata. Tutta questa sporcizia mi fa pensare molto molto male. Mamma mia, raga, ma questi qua si lavano una volta ogni 100 anni. E che c'hanno addosso? Sculture di legno. Magari queste per l'aquila? Dio solo sa la natura di questa melma disgustosa. Questi qua secondo me hanno pure i pidocchi addosso. Chiusa. Munizioni. Che servono sempre. Moneta antica. Ethan la prende con nonchalance direttamente nel gabinetto. Mamma ma che schifo. Possiamo anche andarcene. Mamma mia. Ok. Molto meglio che morire. Vedo che ti stai rigenerando. La mia piccola, un dono che è sempre qui con me. Ci mettiamo a fare il giro e giro tondo, ragazzi. Questa è deficienza artificiale. Ma io non voglio, signore. Ah, guarda, il fatto che mi dice lei che sono fottuto non ce n'era bisogno, l'avevo già capito da me. E adesso facciamo questo bel giretto all'infinito. Che me l'ha fatto fare entrare qui? Maledizione. Ma come faccio? Mi sono parato giusto in tempo. Come faccio? Come faccio? L'ho fregato! Oh yeah! Ma non posso uscire da qui! Rimani là! Isa! Mi ha chiamato per nome. Come se fossimo in estrema confidenza intima. Ecco fatto. Passaggio segreto. Dare a con mono. Yoko Yudaro, caso di Narva, Shinova di Shodaka. Ma dov'è? Però ragazzi, sapete una cosa? Prima di andare lì, vorrei fare una cosa qua. Vi ricordate quel pendolo che abbiamo ottenuto? Se non erro, possiamo usarlo in sala da pranzo. Quindi adesso, per tutta la durata del gioco, dovrò sempre stare attento a quello che mi insegue. È veramente un peccato sprecare con tanta delizia. Raga, non fate complimenti. Leccate fino all'ultima unghia del piede. Pregate che il piede del tizio che mangiate sia uno che si lavava i piedi tutti i giorni. Allora, vai. Oh, testa di cane bianca. Ottimo. Però mancano altre due teste. E ora bisogna ritornare indietro dove stava il pazzo. Io sono sempre più convinto. Oh! Apri, 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 apri. Oh! Apri, apri, apri. Entra, entra, entra. Caspita, questa volta mi ha fatto prendere un colpo. Non me l'aspettavo che sarebbe venuto fino a qua. Quindi può apparire sempre a random. Questa cosa è veramente, veramente brutta. Ora devo stare attento che non appaia
Ma no, dai! Da come ho capito, questa è la safe room, come i vecchi Resident Evil. Il nemico non potrà mai stare qui dentro. Almeno spero. Però è un problema evitarlo. Vediamo se appare di nuovo. No, perché sennò mi ha rotto il cacchio. Ho capito, rimane lì. È una sfida, bellezza. Maledetto. Maledetto. Osi fare questo allo Tsuma col cacchio che mi faccio inchiappettare. Cavolo, mi ha preso. Parato. Prendi questo colpo. È inutile spiegare tutti i proiettili. Me ne sono accorto, sa? Me ne sono accorto. Provo piacere, signore. Mi fa molto piacere. Ma io sono più tradizionale. Quindi non è la prima volta inseguire persone e ammazzarle, immagino. Subito, veloce. Ce l'ho fatta. A me è piacere sentirla, signore. Siamo salvi. Ma per quanto tempo? Io non penso tanto. Abbiamo sprecato un po' di colpi. Non mi piace la situation. Ah, che cos'è lì? Un animale impagliato. Anzi, è direttamente appeso. C'è il camino. Per cosa ci sta qui? Proiettili. Non mi fate spaventare, grazie. Ah, ho dimenticato che stava il bambolotto dall'altra parte. E che cacchio ritorna più indietro con quel coso? Adesso ho scoperto che si possono rompere tutte le scatole. Oddio, che schifo. Un corvo a due teste. Hanno l'abitudine di imbalsamare qualsiasi essere vivente. Spero di non far parte della selezione. No, ma non si apre. C'è un gabinetto, magari c'è qualcosa di... No. Certo che questi hanno cesso ovunque. Questi cagano peggio dei maiali. Ci vuole una chiave. Tanto mi tengo in mano la pistola. Chi era questo rumore? Non penso che ero io. Poi magari sì. Cosa ci sta? Immagino altre carcasse umane lì dentro. Altro che bento, raga. Questo è il vero pranzo che si porta ovunque. I giapponesi sono ormai superati. Da far assaggiare anche ad amici e parenti. I vermetti che passeranno tra dente e dente sarà una goduria. Potrebbe trattarsi di altre vittime. Spero di non far parte delle foto. Perché ci sta tutta questa poltiglia lì? Nanda! Ma chi cacchio è? Ma stiamo scherzando! Ma siamo... Ma quante... Questo non so se affrontarlo o evitarlo. Perché qua ho notato che è abbastanza lento. Cos'è qui? Usa i psicostimolanti per trovare gli oggetti. Ok, facciamo una cosa intelligente. Lo raggiriamo. Chiudiamo anche la porta. E passiamo avanti. Chiudiamo. Arrivederci. Queste scatole che non si rompono, quindi conviene che corriamo subito. Il tizio però non ci sta più inseguendo, meglio così. Cara Courtney, quei bastardi mi stanno cercando, ma forse questa nota può aiutarti a fuggire. Per andare via di qui devi trovare la scultura a forma di testa di cane. Per fortuna ne ho già una di testa. Ne ho vista una nella stanza delle dissezioni nel seminterrato. Valla a prendere la chiave per fuggire da questo posto. Quindi non dobbiamo scendere.
C'è qualcosa che non va in me. Deve essere quella roba che mi hanno fatto mangiare. Se proprio devo morire, lo farò lottando. Sto per andare a prendere quel fucile che ho visto nell'area ricreativa. Così li farò pentire di quello che mi hanno fatto. Scappa da questo posto, ti amo, Courtney. Tua per sempre, Travis. Ah, è uno che stava in questa casa come noi, ma non ce l'ha fatta. Continuiamo un altro po' la nostra avventura e poi ci salutiamo. Ah, sembra se sarà ancora vivo, eh. Il passo è breve. Qualcosa mi dice che ritornerà la creatura nera brutta brutta. Boh, corriamo. Vedo che non arriva nessuno. Oh! Non arriva nessuno, che vi stavo dicendo una cacchiata. Perché ogni volta che dico qualcosa arriva sempre il mostro? Adesso qua, se mi prende. Aspetta. Possiamo evitarlo in questa maniera. Per fortuna che è una creatura abbastanza idiota, quindi facilmente raggirabile. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ah, c'è una porta qui però. Oh, cacchio! Stava... Che cacchio me l'ha fatto fare entrare lì? Mamma mia. No! No! Ho fatto la... Mi sa la cacchiata del secolo. Chiudiamo la porticina. Rimanete lì, grazie. Muoviti, Ethan, apri. Apri, Ethan. Stanno tre creature incacchiate nere dietro di noi. Mi sa che la prossima creatura mi converrà ucciderla. Chiave scorpione. Buono, adesso possiamo aprire quella porta. Noto tanti bei pezzi di carne. Vedo che mangiano molto. Questa è sicuramente altra carne umana. Grimaldello. Foto tesoro. Foto tesoro, un camino. Ci deve essere qualcosa di particolare. Dopo vedrò di arrivarci. E otteniamo altro fluido chimico. Mi sembrava una banana. Ah, si continua a scendere. La situation non mi piace. Cartucce per fucile. Mi tocca tornare indietro. Raga, devo rifare tutto il giro. Mannaggia. Maledetto, 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 maledetto. Adesso si può entrare per di qua? Sì. Mi sa che arriva. Ah no, ma da dove è entrato? Ah, da lì. No, dovevo parare. Dovevo parare. Muoviti, muoviti, muoviti. Curati, curati, curati. Sei morto, bello? Siamo alla sala degli inceneritori. Travis è chiusa. Lara. Non c'è nulla. Che è questa mano insanguinata? William. Devo aspettare jump scare qua alla fine? Ah no, meno male. Tamara. Sembrerebbe che queste creature non tornino in vita. Per il resto qua non c'è nient'altro. Un foglio. Lucas. Ho preso quel tizio che continuava a scappare. Ah, sto sentendo i mostri che girano, sono qua in giro. Entreranno da un momento all'altro. L'ho rinchiuso nel genitore in fondo a sinistra. Ricorda. 3A. È un'impronta della mano. 3A. 3A è un'impronta della mano. Quindi c'è una cosa da fare qua. Aspettate un attimo. Queste 3A mica è un nome con 3A all'interno. Tamara. Eccolo qui. Quindi 3 volte A. Quindi 1. 2. Ah, è fatto. 3. E poi l'impronta della mano. E fai così. Cosa otteniamo adesso? Otteniamo il mostro! Però ho avuto la chiave delle dissezioni. Cavolo, questo è un mostro bello grosso, raga. No, se muoio qui. Sono morto.
Vi prego, ditemi che non devo rifare tutto. Micomorfi si chiamano. Queste creature sono difficili da eliminare. Per fermare di distruggere le loro teste o dilaniare... Aia. No, devo rifare tutto, raga. Non ci credo. Fammi entrare qui. Questa è una nuova zona. Però il problema è che stanno troppe creature qui. Eh no, ma col cazzo. Ma come faccio ad eliminarli tutti? Ma stiamo scherzando. Ma che mi hanno preso per Rambo? Ok, quest'altro è sistemato. Dunque, questa volta non mi fregherete, maledetti. Io riuscirò ad andare avanti. Salvo imprevisti dell'ultimo secondo. E ce ne stanno per po'. Vai! Altra acqua santa che può aiutarci con questa battaglia. Sapete cosa bisogna fare adesso? Visto che non ho più proiettili, apriamo qui. Prendiamo subito le chiavi. E cerchiamo di svegnarcela. Dovremmo trovare l'altra testa del cane. Ci vuole un bel po' di forza per aprire la porta. Oh oh. Ma... ma il poliziotto che aveva fatto una brutta fine sta qui appeso. Non mi aspettavo tanta misericordia da questi pazzi. Più o meno. Comunque si vede che avevo bisogno del fucile a pompa qui. No! Un ragazzino ha fatto. Lei sarà il suo papà. E come? Il problema è che ha preso l'oggetto che a noi serviva. Come cavolo facciamo adesso? Perfetto ragazzi e ragazze, direi a questo punto di concludere questo episodio, spero che vi sia piaciuto, come avete potuto ben vedere questa volta toccherà a noi inseguire quel maledetto vecchiaccio perché ha preso un oggetto che a noi serviva, a me sembrava un'altra testa del cane, poi magari ho visto male. Detto questo, vi saluto, grazie come sempre per tutto il vostro supporto, se volete commentate in base a quello che avete visto e se ci avete fatto caso, qui mi sono veramente sporcato nelle mutande perché la paura è stata veramente troppa. Grazie raga, alla prossima, bye bye.